Ed eccola qui, la nuova BMW M240i. Sarà una toccata e fuga quella di oggi con questo mostro della casa di Monaco, vettura che evolve nelle questioni stilistiche rispetto al passato, è più cattiva ma allo stesso tempo è anche più raffinata nelle forme, ha sempre la trazione posteriore perché il motore è longitudinale, la piattaforma è esattamente quella della serie 2 coupé e cabrio della precedente generazione, solo che qui ci sono tanti interventi che hanno consentito a questa macchina di essere più veloce ma anche più bella da guidare. Questo perché le carreggiate sono state allargate, gli angoli delle ruote sono stati modificati proprio in funzione di avere una guida più rotonda, armoniosa, in particolar modo quando si va a spingere vero, quando si va a spingere forte. E poi è una macchina che, come sempre, riesce a combinare quelle che sono le esigenze di un pubblico stradista, quindi che acquista ad esempio il motore 2000 gasolio che adesso è mild hybrid con 190 cavalli, oppure vuole delle prestazioni che sono simili a quelle di una vera M con questi 374 cavalli che sono incredibilmente rapidi. Per quanto riguarda le questioni estetiche, può piacere o non piacere, chiaramente la modifica portata da BMW allo stile di questa macchina è più lunga rispetto alla generazione precedente, questa G42, ma anche appunto i gruppi ottici danno così un saporino diverso rispetto al passato, sono figli di un nuovo corso stilistico della casa di Monaco. E quello che ci piace è che qui sotto rimane lo scarico vero, eccolo lì all'interno di questa cornice in acciaio inox, scarico vero bello cattivo che fa presagire quanti cavalli ci sono sotto a questo 6 cilindri in linea. I cavalli sono 374 a 5500 giri, 500 Nm di coppia massima, da 0 a 100 in 4 secondi e mezzo, quindi è super rapida nell'accelerazione, con 250 all'ora di velocità massima. Tra l'altro una cosa bella, questa dimostra sempre l'efficienza dei motori di Monaco, 8,8 litri ogni 100 chilometri. Fari chiaramente full LED con anche qui un taglio che è diverso rispetto a quello del passato, aerodinamica molto curata, il rene della BMW che si può aprire e chiudere in funzione dell'aerodinamica o del raffreddamento dei 6 cilindri, e poi anche altri dettagli che parlano di M, come la pinza freno a 4 pistoncini bella cattiva qui davanti, dischi in acciaio, e poi in questo caso una gommatura Goodyear che spinge giusta, 245 35 19, eccola qui, gonfiata d'azoto, grandi, queste della scuola di BMW Driving Experience, sono sempre attenti ad ogni dettaglio, proprio perché quando si va a girare in pista le cose bisogna farle belli precisi. Vi faccio vedere anche il motore, 6 cilindri in linea, è frutto del cilindro perfetto dell'ingegnerone della BMW che si è messo a progettare questo motore, quindi 500 cc di cilindrata, appunto motore con tanta coppia, tanta potenza, cerca di essere tutto dietro l'asse delle ruote, questo è uno chiaramente delle caratteristiche di questo motore, anche se questo è leggermente avanzato, ma parliamo comunque di pochi centimetri che chiaramente parlano di bilanciamento, perché il bilanciamento è 50-50, tenete conto appunto che la vettura è stradale, non è una macchina da corsa, e però i BMW ci tengono queste macchine esattamente come fossero delle macchine da corsa. Non vi faccio nemmeno vedere come si sta dietro, perché ci stanno due fidanzate o il cuginetto piccolo per intenderci, però per quanto riguarda la parte di abitacolo rimane tutta la strumentazione digitale, sia per quanto riguarda il dashboard ma anche ovviamente la parte di computer di bordo, che viene pilotata come al solito dall'iDrive che troviamo qui al centro, con il suo bel comandino del cambio a 8 rapporti, la possibilità di andare a scegliere diverse modalità di guida, sport individual, sport plus, ma anche altre modalità più cattive che consentono a questa macchina di essere veramente un fulmine anche in pista. E poi lo vedremo, per quanto riguarda i materiali sono di buona qualità, c'è un po' di croccantezza qua sotto, ma insomma ci sta in un prodotto come questa serie 2 40i, che chiaramente nasce sì per soddisfare delle esigenze anche di persone che hanno ambizioni di avere una bella BMW, ma ovviamente deve anche stare un pochino attenta al prezzo, perché qui non parliamo di mondo M4 o mondo M3 per intenderci, comunque di categoria superiore, ma rimaniamo sempre all'interno di un segmento C a trazione posteriore coupé, che chiaramente deve anche badare molto ai costi. Ma direi che è arrivato il momento di mettere al bando le ciance, scendere in pista e vedere come va. Andiamo. Molto bene, saliamo a bordo della nostra, godo tantissimo,
6 cilindri in linea, bilanciamento perfetto, 1750 kg, questa può essere l'unica, diciamo, negatività di questa macchina, ma sappiamo che BMW, soprattutto con questa piattaformina dell'M2, ci aveva già regalato grandissime soddisfazioni. Sono sicuro che anche qua le soddisfazioni saranno molteplici. Scendiamo in pista a Misano, un autodromo direi di carattura international. Ci corre sempre la MotoGP, ci potrebbe correre tranquillamente anche la Formula 1, ma diciamo che sono più orientati verso le moto, anche se poi le macchine comunque le fanno. Detto questo, entriamo? Vado? Vai. Ah, senti che bene che gira sto motore. Cambio velocissimo, ZF 8 rapporti, sterzo bello, precisino, uno sterzino di quelli giusti, andiamo a stare belli strettini qua e poi andiamo a dare giù tutto verso la staccata della quercia, questa qui, sì, il quercione. Esattamente, ha rimesso proprio anche la quercia adesso. Il cambio sembra un doppia frizione, è una cosa bellissima come hanno evoluto nel corso del tempo questi cambi, giù, c'è un po' di controllino di trazione chiaramente. Bellissimo come suona questo motore, chiaramente un po' enfatizzato dalle casse all'interno dell'abitacolo, ma già di suo ne ha parecchio. Bella di sterzo, chiaramente si sente che pesa perché c'è un po' di peso nel momento in cui andiamo ad appoggiare, andiamo a girare. Curvone ce lo spariamo a canna, 213 all'ora, beh direi che ci siamo, iniziamo a pensare di frenare. Guarda che bellina che è, stabile di sterzo, questa curva, questa frenata è difficilissima per una macchina perché freni forte, freni appoggiato, qua ci vuole bilanciamento, ci vuole un impianto frenante che va. Iniziamo un pochino a raffreddare, purtroppo il giro era breve ma abbiamo avuto un'esperienza intensa appunto a bordo di questa M240i che sicuramente riproveremo, ma avevo il piacere di farvi vedere insomma in pista quanto bilanciata è, quanto spinge, perché spinge veramente forte di motore. Ripeto, bella di avantreno, l'hanno migliorata rispetto alla precedente generazione, più larga, ha un camber negativo sul frontale molto importante e questo consente a questa macchina di appunto avere un bel inserimentino, consente proprio anche di andare a bilanciare quella che è la negatività di questo peso, che non è poco. Però del resto, volete 374 cavalli, volete che la macchina cammina, serve gomma, serve freno, serve cerchio, serve telaio, serve tutto, per cui chiaramente poi il peso va su, è un gatto o un cane, mettetela voi come volete, che si morde la coda. Prova terminata, si parte da 58.750 euro per portarsi a casa questo ferro che va come un razzo, chiaramente la trazione integrale l'aiuta moltissimo. Heribert, c'è anche la trazione integrale, cosa vuoi di più? Più neutra di così, cosa volete? Però è una trazione integrale che spinge prevalentemente sul posteriore, come tutte le trazioni integrali BMW, e questo ti consente, come avete visto in pista, di essere bello reattivo quando vai fuori dalle curve, abbassa soprattutto con marce basse, però anche quando devi guidare vero, quando devi così avere la sensazione, il feeling di guida, si comporta esattamente come si comporta una trazione posteriore. Questo specialmente in inserimento, che trasferisce molto dietro, quindi sei più libero davanti per inserire, quindi è molto produttiva in questo caso. Da quella esperienza dell'M2 poi nasce anche quella da competizione che avete visto passare, che se avete sentito il casino in questo momento. Heribert, ti ringrazio tantissimo. Prego. Viva la passione per l'auto e full gas sempre, soprattutto con la M240i. Ciao!